Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale e bentornati a non so cosa. In realtà questo è un video che spero possa essere di utilità a qualcuno. Girano su il problema di noi collezionisti, spesso e volentieri, lo sapete, è lo spazio. E quindi dobbiamo cercare sempre di inventarci qualche cosa per riuscire a esporre al meglio le nostre collezioni. Quello che vedete è che è smontato, ovviamente la devo montare, però ne potete fare un'idea da queste foto. È una vetrina in plexiglass che ho preso su Amazon. Le dimensioni che ho preso io sono 45x35x35x35. Ho preso questa vetrina perché volevo mettere le doll della Tri-Zero di Berserk, che volevo che avessero un loro posto specifico per essere esposti e non in quella parte di vetrina, perché adesso diventati tre, ovviamente non l'esposizione viene un pochettino, come dire, ridotta. E visto che sono pezzi abbastanza importanti, perlomeno per me sono importanti e sono molto belli, volevo dargli la giusta esposizione. E quindi mo volevo prenderne tre. Ho detto vediamo prima come sono, perché dalle foto sembrerebbe fatta bene. Poi ho provato a prendere soltanto una, questa vetrina qua, di questa grandezza, costa 40 euro con Amazon Prime. Quindi adesso la vorrei montare, vedere se è di facile montaggio e vedere un pochettino com'è l'esposizione. Al momento in cui va, come spero che vada bene, vorrei prendere anche le altre due, e quindi faccio questo video per farvela vedere e per farvi rendere conto se una opzione del genere vi può aiutare per salvare lo spazio o meno. Ovviamente il cartone non ve l'ho fatto vedere, c'è un cartone intorno con il polistirolo sui due lati, e ci sono, penso che dentro ci siano anche le istruzioni. Adesso la apro e vediamo un po'. Ecco qua, vedete, dietro a questo foglietto dietro ci sono le istruzioni che vi fanno vedere come montare appunto la vetrinetta. Dovrebbe essere tutto l'incastro, dovrebbe essere tutto molto molto semplice. Quindi la porta, cioè la parte che si apre, fondamentalmente dovrebbe essere comunque ad incastro e non si apre proprio come una porta di una vetrina. Vediamo un pochettino. Vado a montarla. E allora ragazzi, questa qua è la vetrina montata. Ovviamente se vedete differenza del luogo dove ho iniziato a fare il video e dove vi sto mostrando adesso, è perché praticamente, ovviamente, quando ho iniziato a voler montare la vetrina mi era uscito un pezzo rotto, ed era proprio il pezzo che fa in modo che la vetrina si possa aprire. Le istruzioni non sono molto chiare, però poi dopo per montarla è semplicissimo, e la porta in realtà si apre, quindi non come avevo detto. Vedete? E qui ci sono delle calamite e qui ci sono delle viti che appunto vanno a chiuderla
impressione. E quindi io credo che sia una soluzione buona per quello che voglio fare io. Ovviamente il prezzo, questa vetrina costa 40 euro, non costa poco, scusate, non costa nemmeno molto. Cioè, nel senso che comunque sono bambole di più di 300, sono action doll di più di 300 euro. E avevo voglia di prendere qualcosa che mi permettesse di esporre in maniera più consona, appunto, queste figure. Io lo spazio per mettere un'altra vetrina non ce l'ho, e quindi diciamo che sono abbastanza contento dell'acquisto. La plastica, cioè l'acrilico, non è molto molto duro, quindi la roba troppo troppo pesante, secondo me, non nemmeno si può mettere, potrebbe andarsi a deformare. Anche perché praticamente sotto, andiamo a vedere se riesco a farlo vedere meglio. Dicevo, sotto qui, no? Ci sono dei piedini, come stanno anche sopra, che praticamente servono per poter mettere le vetrine una a fianco all'altra, o una sopra l'altra. E quindi praticamente rimane sempre un pochettino di spazio, cioè il pezzo di plastica che sta qui è leggermente sospeso, quindi non so se a lungo andare potrebbe dare fastidio. Quindi a chi può servire una soluzione del genere? Io l'altro giorno ho visto persone che purtroppo, come me, più o meno hanno problemi di spazio, e quindi per un qualcosa del genere può funzionare. E ovviamente la vetrina può essere capovolta e ci si possono mettere anche più action figure. Vendono, se non mi sbaglio, anche i rialzi, e quindi mettere una dietro l'altra. Quindi banalmente non hai spazio per una vetrina, hai una mensola, invece di fartela fare su misura, se riesci ad entrare nelle dimensioni, puoi comunque esporre. Voglio dire, questa qua è una delle più grandi che ci sta. Io l'ho presa apposta per queste doll, ma ci sono anche di più piccole, quindi sta tutto a vedere lo spazio che si ha a disposizione. Ripeto, lui ci sta benissimo, quindi credo che anche gli altri due ci andranno bene, anche perché questo è quello che mi occupa un pochettino più di spazio per questa posa che gli ho dato. Io dopo un po' vorrei cambiargliela pure, però per adesso non voglio toccare più niente e voglio studiarmi un po' meglio la situazione. Quindi, ragazzi, questa è la vetrina. Vi lascerò in descrizione ovviamente il link di Amazon dove l'ho presa, quindi vi potete fare un'idea per i vostri spazi, perché ce ne sono di più piccole, e quindi ovviamente il prezzo è anche inferiore. Però se vedete, se la girate la vetrina, io credo che ci si possano mettere almeno, secondo me, tipo i 12 cavalieri d'oro qua dentro ci potrebbero andare benissimo. Perché fatti i rialzi, secondo me ci potrebbero andare 1, 2, 3, no, vanno 9. 9 secondo me vengono esposti bene. Poi a seconda, oppure se, tipo quelli là dell'Elisio che si vede sullo sfondo, vedete, sopra Griffiths sul cavallo ci sta Atena. Quei tre là messi qua dentro ci stanno bene, perché ce l'abbiamo l'altezza, perché qui è 45, ma la profondità è 35, quindi a voglia ammettere. Qui vi sembra più bassa, perché giustamente il bestione, questo qua è più di 30 centimetri. E raga, quindi che altro aggiungere? Spero di avervi aiutato, e ci sentiamo presto sul canale per altri video. Ciao a tutti!